Spolliciate, mi raccomando, ragazzi, se volete altri aggiornamenti per quanto riguarda questa faccenda. Un sacco di mi piace adesso. Bonucci potrebbe tornare alla Juventus. Ci sono state delle novità da ieri, quindi ora ne parleremo anche in modo piuttosto ampio, anche cercando invece di chiudere con pochi minuti, però cercheremo di mettere più informazioni possibili, diciamo, a vostra disposizione. Allora, Bonucci potrebbe tornare alla Juventus? Sì, moltissime testate giornalistiche stanno parlando di un Bonucci che addirittura a gennaio si sarebbe offerto per tornare alla Juventus, compreso l'errore. Diciamo che a Marotta e a Paratici l'affare Bonucci sembra anche un affare intelligente, perché riprendere Bonucci e portarlo appunto a Torino significherebbe rafforzarsi in fase difensiva. Non pensate a quelli che dicono che Rugani è più forte, non pensate a quelli che dicono che Caldara è più forte, suppongo siano cazzate. Entrambi potrebbero diventare più forti, ma al momento non sono nemmeno la metà di Bonucci, e non fate i ragionamenti del cazzo che hanno fatto prima qualcuno sotto il mio. Io ho detto, secondo me in questo momento che Berardi non è un decimo di El Shaarawy, un titetto El Shaarawy vale per Berardi vale 20 milioni, allora se El Shaarawy è un decimo di Berardi, Berardi vale 200 milioni, no raga, nel senso il giocatore in sé, poi il prezzo ovviamente lo fa l'età e il mercato. Ovviamente Caldara adesso lo vendi a tanto perché è giovane, perché è forte, perché ha dimostrato tanto, però per il momento ovviamente non lo scambierei Caldara a Bonucci, dico la verità, perché Bonucci ha 31 anni e Caldara c'ha una carriera davanti, però averli entrambi sarebbe ottimo, e credo che Bonucci alla Juventus faccia molto comodo. Se la Juventus vuole vincere la Champions deve prendere un terzo difensore che possa farle tutte titolare ed esperienza. C'è Chiellini e c'è Benatia, Barzagli è parecchio vecchio, quindi insomma adesso qualche acciacco ce l'ha. Quali sono però i problemi? Marotta e Paradis hanno detto, ti prendiamo in base, diciamo, a due possibilità, cioè ti diamo due paletti che devi fare. Allora, il primo è, tu adesso al Milan hai la fascia da capitano, a Torino non l'avrai, e prendi 8 milioni più 2 di bonus. Qua da noi puoi prenderne al massimo 7,5, non centesimo in più, non centesimo in meno. Quelli che prende, quelli che percepisce Gonzalo Higuain. Quindi Higuain, che poi sarà ceduto probabilmente o al Milan o al Chelsea, ti prenderesti quei soldi. Ti devi quindi ridurre lo stipendio di 500.000 euro fissi e addio ai 2 di bonus. Questo, diciamo, è il primo paletto che gli è stato messo. Il secondo paletto che è stato messo è il seguente. Non siamo un hotel, non siamo una casa con le porte girevoli. Vuoi tornare a Torino? Puoi tornare a Torino. Però devi o con un comunicato stampa o con un'intervista o con un post, adesso saremo a vedere poi come Marotta e Paratici lo chiederanno esplicitamente, chiedere scusa a tutti i tifosi della Juventus per essertene andato, per aver litigato con il mister. Io sinceramente, ragazzi, credo che la Juventus, se lo prendesse, farebbe un colpaccio, perché ora dopo che è arrivato Cristiano Ronaldo, la Juventus quest'anno, ragazzi, sarà forse da tantissimo, ora ne parleremo, prenderebbe anche un difensore centrale, secondo me, di grande caratura internazionale. Io continuerò sempre a ripeterlo, che sia al Milan, che sia alla Juventus, che vada dove vuole, che vada al Chelsea, che vada al Paris Saint-Germain, Bonucci resta comunque uno dei 2-3 migliori centrali che abbiamo in Italia e uno dei 20 migliori centrali che ci sono al mondo. Credo che questo, ragazzi, sia palese, non si possa dire di no. Lo ha dimostrato al Milan, quando andava tutto male chiedevano contro a lui, ma era il Milan che non girava, era il Milan che non ci stava con la testa. Però comunque io, ragazzi, la domanda voglio farla. Ma il Milan a ridare Bonucci alla Juventus, che figura ci farebbe? Uno, gli è stata sporcata la fascia, ci ho dato la fascia da capitano a uno che è venuto un anno perché ha litigato col mister della Juventus, fra l'altro ex tuo mister che hai cacciato, è andato a vincere i scudetti alla Juventus. Dopo un anno ha capito che, praticamente, detto papale papale, fate schifo, ma non lo dico io con tutto il rispetto, è quello che poi lascia trapelare Bonucci, cioè nel senso, vado un anno lì, guarda, non mi va più, torno da dove sono venuto perché qui non siete abbastanza, e se ne ritorna a casa. Ci ha avuto per un anno la fascia di capitano, per me non ci fa una bella figura. E poi comunque, anche al di là di tutto, per me il Milan avrebbe dovuto agire in modo diverso, l'ha preso un po' come tipo, vabbè, se proprio non sei da via da noi, poi se comunque vuoi ritorna là, ritorna, cioè, non lo so, non è che mi piaccia molto come figura che ne esce il Milan. Non so, fatemi sapere voi che ne pensate, milanisti. Secondo voi, voi che ne pensate dei Bonucci? Sareste contenti? Anche è vero che magari 40 milioni per poi investirli su un altro giocatore, magari vi farebbe anche piacere un Rugani, un Caldara. Io l'ho letta come cosa. Molti tifosi milanisti l'hanno detto: avere Romagnoli e quello è vicino a Romagnoli, che è un Rugani o un Caldara, sarebbe tanta roba perché sarebbe il futuro dell'Italia. È vero, però la figura Bonucci, che per un anno va via dalla Juve perché litiga con il tuo ex mister che hai cacciato e che è andato a vincere, e poi ritorna quando insomma le cose si sono sistemate. Diciamo che Bonucci non ha fatto una bella cosa andando via per aver litigato con il mister. Perché poi, ragazzi, sinceramente, i passi come quello che vuole, diciamo, ergersi al di sopra di tutto, secondo me. Però va detto anche che era in un momento molto difficile della sua vita, probabilmente quando chiederà scusa ai tifosi della
la Juventus, se questa avverrà lo dirà, il figlio stava male, c'erano tanti problemi, aveva litigato con Allegri, era nervoso e quindi insomma ha scelto la soluzione migliore, ovvero mettere una toppa su tutti i problemi. Ora che il problema anche per quanto riguarda il figlio fortunatamente è tornato a non essere più un problema e quindi ad essere a vivere una vita tranquilla Bonucci, probabilmente ragazzi adesso Bonucci chiederà scuse e forse ritornerà sui suoi passi. La Juventus per me il mercato già l'ha fatto da 10, non gli si può dire niente ragazzi, ha preso un portiere ottimo, Perin, un centrale ottimo, Caldara, che poi voi direte ma l'aveva preso anni fa, sì ma l'ha pagato quest'anno, cioè è arrivato quest'anno, quindi insomma un terzino ottimo che è Spinazzola per lo stesso discorso che sì era già della Juventus ma non giocava per la Juventus, un centrocampista ottimo che è Emre Can, un centravanti che nemmeno volevo dire è Cristiano Ronaldo e poi ha pagato il riscatto, quindi lo ha riscattato Douglas Costa sulla fascia per 40 milioni di euro, dovesse arrivare anche Bonucci, sinceramente ragazzi non saprei che dire. La Juventus sta puntando pesantemente sulla Champions League e credo che fino a questo preciso istante la Juventus stia facendo il miglior mercato al mondo, non credo che il Barcellona, il Real Madrid, il Bayern Monaco, il Chelsea, che dir si voglia, il City, il Liverpool per il momento possano diciamo paragonarsi, probabilmente c'è la Juventus per prima e il Liverpool secondo con i vari acquisti di Fabinho, Naby Keita e Alisson, però ovviamente staremo a vedere. Io vi ringrazio come sempre per la visione ragazzi, spolliciate se volete altre news, io vi dico sempre notizie e quello che penso, come sempre, notizie e il mio pensiero, e voi mi dite il vostro. Qua sotto io leggo sempre tutti i commenti, lo faccio sempre. Vi ricordo di iscrivervi al canale, mi raccomando, se ancora non lo avete fatto, iscriviti, che siamo quasi arrivati ai 250.000 iscritti. Ti ricordo che ho un secondo canale dove mi chiamo Sequalf 2.0, nel quale pubblico un video al giorno non inerente al calcio. C'ho una pagina Instagram dove mi chiamo Simone Sequalf-Official, dove pubblico due video al giorno sul mondo del calcio, di un minuto e mezzo su Instagram TV, quindi andate a vederli. Ti ricordo di seguirmi anche su Facebook, Sequalf, se ti va. Mi piace, ragazzi, mi raccomando. Buon shalalala e ci vediamo ad un prossimo video.